Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Oggi voglio parlare di un argomento che forse, se non sbaglio, non ho mai trattato nelle video lezioni, forse qualcosina nei miei libri, ma non troppo, che è quello della dinamica. Voglio quindi mettermi in pari perché ci tengo molto a questo argomento e quello che sento ultimamente, vuoi l'andamento della musica in generale, vuoi le richieste di chi ci fa registrare pezzi sul nostro strumento, ma un po' per chiunque, soprattutto nel pop, dove praticamente non ci deve essere dinamica, quindi deve essere tutto più pari, più preciso, più uguale possibile. E dicevo, quello che sento ultimamente è un po' questa piattezza, diciamo, in ogni genere. Cioè, è vero che se io vado a sentire un concerto, un brano pop, musica leggera, bisogna adeguarsi e suonare in un certo modo, però questo non significa che io non debba poi avere la libertà e soprattutto la padronanza di fare un assolo in qualsiasi contesto dove la dinamica è essenziale, perché se no è come se parlassi tutto sempre con lo stesso tono, la stessa quando si fa un discorso ci sono oppure quando ci si arrabbia, si parla più forte in genere, si può bisbigliare. E questo anche nella musica. Vi faccio un esempio. Per questo secondo me la musica classica è la madre di tutti i generi musicali e soprattutto punto di riferimento per qualsiasi strumentista, quindi non solo per noi bassisti. Faccio un esempio del mio compositore preferito, Bach. E visto che si sente moltissimo ultimamente, insomma, da un po' di tempo, la suite numero 1 per violoncello, la suite in Sol maggiore, anche il preludio stesso. L'avete sentita tutti. Pensate se venisse eseguita, e purtroppo l'ho sentito, tutta pari, tutta uguale, quindi o tutta forte, o tutta piano, o tutta mezzo piano, o tutta mezzo forte, senza accenti, senza rallentati sul tempo, quindi senza diminuendo di intensità, di dinamica. Eccetera, eccetera, diventa un esercizio. Sentite qui già la dinamica sulla tonica, quindi sulla nota grave, che è quella che dà la spinta armonica, quindi l'accento proprio. Questo è un esempio, pure nel finale del preludio, quando c'è la parte. Ecco, se io la faccio senza appunto dinamica. Con la dinamica essenziale, che è un crescendo che porta al culmine, diciamo all'orgasmo musicale del finale del preludio. Tutto un altro effetto, ovviamente. Ora io non suono il violoncello, suono il basso, quindi tra l'altro con queste cuffie non è che sento molto bene quello che sto facendo, probabilmente sono andato anche in distorsione, però non è questo il punto. Il punto è che la musica è fatta di oscillazioni, sia di tempo che, poi ripeto, dipende dal genere.
però non può essere tutta piatta, tutta uguale. Faccio un altro semplicissimo esempio. La parte subito dopo del preludio, che io rinnovo l'invito ad ascoltarle tutte, le suite, ascoltare Bach in generale, non limitarsi a pezzi più famosi, che fa grosso modo. Eccetera, eccetera. Se la suonassi anche questa, a mo' di esercizio, e leggo. Diventa di una noia mortale, non perde completamente il senso, quindi. Ora le sto un po' esagerando, però il senso è questo. Riportandolo poi a cose moderne, come può essere un film. Ecco, questa frase. Suonata così ha un senso completamente diverso che suonata. Esagero, però. Ha completamente un altro senso. Quindi, come studiare per avere la padronanza della dinamica, sia nelle mani che nella mente? Si può innanzitutto ascoltare tanto, non solo pop. Soprattutto, ripeto, la musica classica è l'ABC di tutto. Non limitarsi ai brani famosi, quindi appunto alla suite numero 1, il preludio, ma ascoltare tutto possibile, immaginabile, anche perché scoprirete cose che... soprattutto se non lo fate vi perdete delle cose fantastiche. Poi, ovviamente, come sempre, gusti sono gusti. Esercizi pratici possono essere quelli di darsi dei diciamo dei limiti o degli obblighi anche quando si fa una semplice scala, diciamo la maggiore. Si può intanto perfezionare, appunto, è un controsenso, ma per suonare il più pari possibile, perché poi se ci chiamano a registrare un brano pop e vogliono gli ottavi dall'inizio alla fine uguali, bisogna saper fare anche quello in modo giusto. Quindi si può alternare, quindi diciamo dinamica a non dinamica, oppure dinamica a suonare tutto perfettamente uguale. Quindi una scala di La maggiore, a volte ci chiedono anche di suonare con un dito solo per avere ancora più le note identiche. Poi, ad esempio, posso fare invece una nota piano, una nota più accentata, più forte. Oppure due note piano, una forte.
Questo sulle scale, sugli arpeggi, su tutto. Si può creare dei semplici groove e provarli tutti nello stesso modo, oppure provare, per esempio, partendo più piano e poi fare un crescendo, culmine, diciamo, verso la fine, per esempio, prima idea che mi viene in mente. Quindi ci sarà un seguito perché un argomento che, come ho detto all'inizio, ho trattato poco, ma che in realtà è più importante di quanto si pensi, e secondo me perderci giusto tempo, cioè non è affatto per tempo perso, ma dedicargli giusto tempo e giusti spazi, sia per me che spiego quello che so, come sempre, a modo mio, nel mio piccolo, ma sia per chi studia. Che deve diventare, secondo me, parte integrante dello studio giornaliero. Quindi, oltre alla ritmica e tutto, anche la dinamica. Avere padronanza, avere quindi la potenzialità e la possibilità di suonare qualsiasi genere musicale. Perché vi assicuro che se vi chiamano domani in un'orchestra, per dire, poi non, magari no, però a suonare in un'orchestra, un direttore, oppure vi piglia di iscrivervi al conservatorio di musica classica, andate a suonare in un quartetto e non fate dinamica, non sarete mai accettati. Se invece arrivate già con le idee chiare di cosa è la dinamica, di cos'è un crescendo, eccetera, eccetera, siete molto più avvantaggiati, molto più avvantaggiati. Quindi, ragazzi, anche per oggi è tutto. Sono mi dilungo come sempre e a proposito di come sempre, vi invito a chiedermi nuove lezioni, nuovi approfondimenti, che è tutto oro che cola per me, che sono nuovi stimoli e nuovi obiettivi anche per me stesso. Ci vediamo al prossimo video.